La gente che annunciava la fine del mondo veniva rinchiusa, oppure derisa. O tutte e due le cose. Non li prendevamo sul serio. Forse avremmo dovuto. Ma ora sto correndo troppo. Meglio cominciare dall'inizio, dal rapimento di Desmond Miles, mio figlio. Lui non aveva ambizione né scopo, niente piani per il futuro. Ma aveva un retaggio pesante e voleva ignorarlo. Per questo ha rischiato la vita. È stato preso e imprigionato. I rapitori volevano che lui li aiutasse a ritrovare una cosa. La mela. Uno dei tanti manufatti chiamati frutti dell'Eden. Resti di un'antica tecnologia ora sparsi per il globo. Alcuni nascosti, altri no. Ma tutti pericolosi. Erano quasi tutti nelle mani di un gruppo. La stessa gente che rapì Desmond. Sono noti come Abstergo Industries. Per noi sono i Templari, il nemico. Li combattiamo da migliaia di anni, anche di più per chi crede alla storia della loro origine, come me. Dopotutto, conosco la verità. È questa la bellezza e l'orrore dell'Animus, una macchina che ci permette di rivivere la vita dei nostri antenati, che ha il potere di cambiare tutto, di mostrarci la storia come è andata davvero, fino alla sua creazione. A scrivere la storia erano i vincitori. Vogliamo rimediare e liberare le menti e i corpi, ma non possiamo fare più di tanto. Sono i Templari a essere in vantaggio ora. Ma qualcosa di più grande di assassini e Templari si avvicina. È più grande di tutti noi, e se non troviamo il modo di fermarlo, queste saranno le ultime settimane di vita per tutta l'umanità. Alla fine tutto si riduce a lui. A Desmond. Nell'Animus ha scoperto le sue origini. Ha vissuto la vita dei suoi antenati e svelato i loro segreti. Fatto questo, si è allenato, ha usato un altro antenato per acquisire decenni di esperienza in pochi giorni. Ha funzionato, crediamo, e speriamo. Presto però lo scopriremo. La data infausta si avvicina. 21 dicembre 2012. Nessuno di noi sa cosa accadrà, se non che loro volevano che ci trovassimo esattamente qui. Ci hanno guidato, nel loro modo oscuro e frustrante, con le voci della prima civilizzazione, di coloro che vennero prima. Una razza antica dal sommo potere e dalle strane ambizioni. Loro hanno creato i frutti dell'Eden. Lo hanno condotto fin qui, e con lui anche noi. È all'ingresso di questo luogo dimenticato, armato del sapere di Altair e delle abilità di Ezio. Ha fra le mani la mela dell'Eden e noi siamo al suo fianco, pronti ad aiutarlo se ne avesse bisogno. Si chiama Desmond Miles e ci ha guidati fino alla fine. Ci siamo. Andiamo.
Subito dopo Alice si gettò dietro di lui, senza nemmeno domandarsi come avrebbe potuto farlo per uscire. Sa che ci siamo. Signore? Ah, ci risiamo. Desmond? Puoi sentirci? Sì, cos'è successo? Il tempio ha scatenato l'effetto osmosi. Sei crollato e hai perso conoscenza. E ovviamente mi avete messo nell'Animus invece di... che so io, vedere se stavo bene. Non sei in pericolo. E poi il tempio sembrava comunicare con te. E non voglio rischiare di interrompere la connessione, almeno finché non scopriamo cosa vuole. Già, ma certo. Senti, io... No, va bene, capisco. E so anche cosa devo cercare, in realtà. Una chiave. Solo che non so dove si trovi. Forse per questo lei ha scatenato l'effetto osmosi. Lei? Giunone, papà. È lei che mi parla. Ok, Desmond. Mentre eri in gita a Costantinopoli, abbiamo caricato un aggiornamento per l'Animus. Vorrei fare un paio di test per essere sicura che non ci siano problemi. Va bene. Cosa vuoi che faccia? Iniziamo dalle basi, raggiungi il segnale. Ok,
Desmond. Adesso prova ad arrampicarti un po'. Cosa importante, ci sono degli obiettivi aggiuntivi che migliorano la sincronizzazione. Bene, Desmond, segui le istruzioni a schermo e uccidi i due templari. Qui è facile, devi soltanto saltare. È buono, dovremmo poter ricreare l'ambiente. È ora di scoprire cosa vuole il tempio da te. Signore? Va tutto bene, signore? Sì, certo. Sono solo preoccupato, tutto qui. Non scordate l'invito. Mastro Verge vi aspetta all'interno. Grazie. È un piacere. Dove devo attendervi? Di fronte all'opera. Le fai alla svelta. Non resterò qui a lungo. Me ne occuperò subito. L'invito, per favore. Vuole darmi il soprabito, signore? È il modo più rapido. Signore e signori, siete cortesemente pregati di accomodarvi in sala. No, credo sia stata colpa della tubercolosi. Se non ricordo male, 5-6 anni fa. Thank you.
Buonasera, signore. Di qua, prego. Non lo so. È un animale, vero? Ah, chiedo bene. Buonasera, Ethan. Reginald? Non so dirvi quanto mi aggradi la commedia in scena questa sera. Il lavoro migliore di Gay in assoluto. L'avevate già vista? Una volta. Mio fratello mi portò qui da bambino. Tuttavia ricordo ben poco. E credo che neanche stasera potrò assistervi come si conviene. No, suppongo di no. Al lavoro, dunque. Lo vedete? The statesman, because he's so great, makes his trade as honest as mine. È seduto in un palco lassù in alto. Le scale sono sorvegliate. Dovrete trovare un'altra strada. L'ho già fatto. Sir, Black Maul at Sick Word of Trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious, le mie scuse. Chiedo bene. Dolente. Tom Cagg, sir, is found guilty. A lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may venture to book him. For Tom Cagg. £40. Let Betty Sly know I'll save her from the transportation. I can get more by her staying here. Betty has brought more goods into our lock to year than any five of the game. And in truth, it is a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, live in 12 months longer. I love to let women stay. A good sportsman always lets the end barter his fly, because the breed the game depends on. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman. Twas to her I was obliged for my education. And to say a bold word, she hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Truly, Filch, thy observation is right. When a gentleman is long kept in suspense, penitence may break his spirit ever after. Besides, certainty gives a man a good air. Ethan, dovevi venire da me. Avremmo trovato un altro modo.
fosse. Ma così l'avresti saputo. Per quel che vale, mi dispiace. Anche a me. E com'era l'opera? Assai noiosa, a dire il vero. Andiamo allora? Già, a Fleet Street. Come desiderate. Affascinante. Signori, ho in mano una chiave. E se questo libro dice il vero, ci aprirà le porte di un deposito costruito da coloro che vennero prima. Ah, i nostri cari amici. Regnarono, distrussero, poi sparirono dal mondo. Sappiamo cosa troveremo lì dentro. Conoscenza, può darsi. Forse un'arma o qualcosa di ancora ignoto, dalle origini e dallo scopo inconoscibili. Magari una di queste cose, o nessuna. Sono ancora un enigma i nostri precursori. Ma di questo sono certo. Qualsiasi cosa ci sia dietro quelle porte, per noi sarà inestimabile. O per i nemici, se ci arrivassero prima. Non accadrà, lo sapete bene. Presumo sappiate già dov'è questo deposito. Signor Harrison? Signori. Che cosa dicono i vostri calcoli? Credo che il sito si trovi all'interno di questa regione. È un'area molto vasta. Me ne scuso. Vorrei poter essere più preciso. Va bene. È un ottimo inizio. E per questo vi abbiamo convocato, Mastro Kenway. Vorremmo che vi recaste in America per trovare il deposito e prendere possesso del contenuto. Come voi desiderate. Sebbene un compito di simile importanza richieda abilità maggiori delle mie. Ma certo. Su questo foglio ci sono i nomi di 5 uomini che parteggiano per noi. Ognuno è in grado di aiutarvi nella vostra missione. Con loro al vostro fianco sarete tranquillo. Bene. Sarà meglio che vada. Sapevo che potevamo fidarci di voi. C'è un viaggio pagato per Boston. La nave salpa all'alba. Andate, Ethan, e onorate la nostra causa.